Stiamo per entrare nel laboratorio del cantiere navale di Vincenzo Carrano qui a Moneta, ma direi vicino al ponte di Caprera e di fronte all'isola della stessa Caprera. Cantiere navale conosciuto da lunghi tempi, e quindi sentiamo il parere del principale attore, che è appunto Vincenzo Carrano. Permesso? Permesso? Vediamo se... Ciao, buonasera, siamo qui oggi da te per sapere che cosa puoi dire di questi mestieri che stanno andando via, si stanno praticamente esaurendo, anche perché forse non c'è la volontà. Abbiamo fatto prima il mestiere del calzolaio, oggi quello del cantiere navale, ma in particolar modo dei maestri d'ascia. Maestri d'ascia praticamente siete pochissimi, anzi si possono contare sulla dita, sulla dita della mano. Ecco, quali sono i motivi che non spingono i ragazzi eventualmente a seguirvi? Beh, in effetti il problema principale è il ricambio. Il ricambio significa i ragazzi venire a lavorare in bottega. Uno dei grossi problemi per cui i ragazzi non vengono è che un titolare di azienda non può pagare, non ce la farebbe a pagare interamente uno stipendio a un ragazzo che per i primi mesi può solo dare una ramazzata all'officina, cioè deve imparare. C'è la volontà che lo Stato aiuti con l'apprendistato, appunto. E questa è una delle cose principali, perché non trovi più ragazzi nelle botteghe, perché non c'è più proprio possibilità di farli lavorare nelle botteghe. Ecco, ma è davvero difficile fare il maestro d'ascia, cosa bisogna fare? Quali sono i segreti? No, non è difficile, non è un lavoro per marziani, nel senso che devi avere una grande passione, e con la passione si sopperisce molte volte, si sopperisce a tutto quello che può venire, le problematiche, niente. Siamo una famiglia di maestri d'ascia, per cui personalmente mi sono trovato a vivere questo odore, questo profumo da bambino, così come l'ha fatto mio padre con suo padre, come l'ha fatto il padre con suo nonno. Quindi una generazione completa. Quattro generazioni. Per cui ci vuole una grande passione. La passione poi ti dà voglia e volontà, e quando cominci a creare qualche cosa è quello lo stimolo che ti dà a continuare. Ecco, che cosa ti ha lasciato papà Mario? Beh, tante cose, cioè qui ogni angolo mi ricorda sempre qualche cosa, come non si fa a dimenticare. E soprattutto mi ha lasciato quello che sapeva far lui, fare le barche. Io sono contento di questo. Ecco, avete una caratteristica particolare oppure andate, diremmo, a richiesta del richiedente? Sì, normalmente quando si costruisce una barca, quelle poche barche che adesso si fanno nuove, si tiene sempre in considerazione quello che il cliente vuole dalla barca, gli spazi, le soluzioni. Poi logicamente c'è la mano, che è quella che dà la forma allo scafo, e gli scafi qui a Maddalena specialmente li riconosciamo tutti, chi sono quelli del Giudice, chi sono quelli di Carrano, chi sono quelli di De Meglio. Ecco, si riconoscono, ormai è una... Ecco, la tua caratteristica qual è? Ma ultimamente, ecco, per parlare proprio delle ultime cose, è la vela latina, nel senso riuscire a fare, riportare degli scafi performanti nelle regate di vela latina, perché è un buon movimento quello delle regate della vela latina, e poi soprattutto personalizzarli con delle soluzioni un po' nuove, ecco, cercando di rubare qua e là, o l'estro, o la voglia che hai, le idee che hai in testa, di metterle dentro una barca di nuova costruzione. Quanti, non mesi, quanti giorni, ora diciamo, ci vuole per costruire una barca ex novo? Dipende, se parliamo di una barca di 8 metri, ecco, di 8 metri, io personalmente con un ragazzo che mi dava una mano siamo riusciti a farla in nel giro di 6 mesi, ecco, completa. Ma qual è stata la barca che più ti è piaciuta dopo averla costruita? Una te la ricordo. Deve ancora nascere, ci deve essere ancora. Perché io nella mia testa c'era una barca per me.
Quella dovrà essere la barca che mi piacerà di più, però un po' di tempo, non penso che siamo vicini nel costruirla. Ah, quindi la costruisci sì, la prossima sarà la mia barca, la barca dei miei sogni, e quella sarà sicuramente la barca che sarà per me la miglior barca che ci sarà. Verremo a vederla. Ecco, ritornando un po' ai mestieri che praticamente si estinguono, tu vieni da quattro generazioni, quindi dopo di te cosa ci sarà? Questo non lo so, perché ho un figlio maschio che fa tutt'altra cosa. E niente, io spero di lasciare il mio pensiero sarebbe di trovare un ragazzo. I ragazzi qui arrivano, passano, stanno qualche mese, qualche anno, poi vanno via. Trovare qualche ragazzo che voglia imparare con tanta pazienza, tanto impegno, per poter lasciare almeno il mio sapere, quello che potrò, la mia esperienza, lasciarla a qualcuno qui. Ecco, quante ore ci passi in questo laboratorio? Boh, dalla mattina alla sera, insomma. Non vorresti mai staccarti? No, ma poi qui forse sarà anche la particolarità di questo posto. Mi affaccio qui, vedo la casa di Peppino Garibaldi, vedo Caprera, cioè, è un bel posticino, certo. Per lavorarci. Insomma. Ecco, naturalmente è rinomata questa il maestro d'ascia come te. Che cosa puoi dire eventualmente allora ai giovani che si devono avvicinare? Cosa gli dici? Cosa gli suggerisci? Ma gli dico che non sempre tutto quello che... non sempre si può avere tutto e subito. Bisogna a volte anche sudare, bisogna avere pazienza, bisogna avere passione in quello che si fa. E secondo me i risultati arrivano sempre, in tutte le cose. Ecco, quando vari una barca, qual è il tuo primo pensiero? Mi stringe il cuore che non la vedo più, è quello che ormai diventa un rapporto di essere attaccati, proprio di come il padre e il figlio. È una creatura. È una creatura, sì, proprio vero, una creatura. E adesso la puoi sfuggire. Poi ogni tanto la rivedi in giro e ormai puoi sapere anche tutti i segreti di quella barca, non è poco, insomma. Ecco, come viene costruita una barca? Che legno? Ma normalmente noi, con la nostra tradizione qui a Maddalena, un po' tutti noi continuiamo a fare come si costruiva da sempre. Si usano le strutture portanti come la chiglia, le costole, tutto in rovere. Poi il fasciame, oggi prima si fasciava in pino, oggi c'è il mogani, altri legni un po' esotici. Il ponte in tech, insomma, un po' la barca non è che sia cambiata tantissimo rispetto a 200 anni fa, sono cambiati soprattutto i materiali, le pitture, le resine, gli incollanti, però la costruzione è quella che si faceva 2000 anni fa, si continua a fare adesso. Ecco, siamo in un momento di riflessione, un momento di difficoltà. Ci sono richieste di costruzione di barche nuove? Ma barche nuove no, adesso l'ultima costruzione del nuovo è stata fatta un anno e mezzo fa, 2 anni fa circa. Lavoriamo con le ristrutturazioni, che comunque potenzialmente qui a Maddalena è una bella flotta. Girando per la Sardegna mi rendo conto che in effetti Maddalena ha un grosso parco di barche in legno nei suoi porti, per cui la riparazione è quello che ti fa... economicamente tirare avanti, ecco, sì, perché ha sempre bisogno una barca di qualche cosa. Vincenzo, noi ti ringraziamo, ma riferendoci ai giovani, vedete la faccia di questo ragazzo, esprime tutta pacatezza, esprime intelligenza, esprime anche voglia di lavorare, quindi assecondiamolo, cerchiamo di non far morire non solo questo mestiere, ma gli altri mestieri che stanno per essere appunto buttati via al vento, perché non c'è la volontà di continuare, non c'è la voglia di lavorare. No, comunque volevo anche dire una cosa, che non adesso che stiamo andando incontro alla stagione, e diciamo la stagione sembrerà strano, ma d'estate la stagione è morta perché tutte le barche devono stare in acqua, ma chi volesse, c'è qualche ragazzo di buona, con una bella passione, da settembre in poi farsi vedere qui. E magari discutiamo se ci trova un posto di per venire a iniziare a fare qualche cosa, a lavorare. Io aspetto sempre qualcuno di voi. Ecco, di solito si dice questo: prima di lavorare dice quanto mi dai. No, beh, questo ne parliamo più avanti, quanto mi dai, però comunque
l'impegno sarà sicuramente comunque imparare un mestiere è importante, come ci dicevano voi, i nostri padri, i nostri vecchi dicevano impara un mestiere che non è, è molto importante. E qui imparare un mestiere, c'è possibilità di imparare un mestiere. E lavorare con Vincenzo che ha appunto appreso tutto dal padre Mario non è da poco. Quindi avvicinatevi. Grazie Vincenzo, buon lavoro, buona stagione. Ciao, grazie Andrea. Ciao.